www.maurizio.it è stato pubblicato il bilancio 2023 dello IOR, l'Istituto per le Opere Religiose del Vaticano. Il Vaticano possiede miliardi di beni immobili e mobili che vengono gestiti appunto dallo IOR. È nato nel 1942 e si tratta di un ente che ha lo scopo non soltanto di gestire i beni, tali beni, ma anche di offrire servizi bancari ai propri clienti, che comprendono anche clero e dipendenti della Santa Sede. Ma come investe lo IOR? Quindi è una piccola estratto da Start Finance e da Nabilia Finanza, che dicono che l'Ente Vaticano segue i principi della fede cattolica, evitando ad esempio società coinvolte nel settore delle armi, nell'ambito dell'intrattenimento per adulti. Dal punto di vista della composizione dell'investimento, lo IOR investe soprattutto in immobili e obbligazioni, ma anche in azioni. Si tratta di un ente molto stabile finanziariamente e qui vi riporto l'articolo dell'Osservatore Romano. Leggere per capire.